Allora, mister Grande, a guardare il risultato dopo la vittoria dello scorsa settimana potrebbe sembrare un passo indietro. In realtà io credo che oggi la sua carriera abbia fatto un bel passo avanti dal punto di vista della prestazione, perché oltre al carattere si è visto anche un gran bel gioco. Forse è mancata soltanto la stoccata, soprattutto penso nel secondo tempo. Dopo l'1-1 di De Marco gli è mancato quel pizzico di lucidità poi negli ultimi minuti per andare a prendervi questa vittoria che sarebbe stata, penso, ai punti abbastanza meritata. Sì, penso proprio di sì. Abbiamo preso un gol su una palla sporca inattiva in uscita. Ci sta nel calcio questa. Abbiamo reagito molto bene facendo pressoché sempre noi la partita, fallendo molto secondo me in fase di attacco. Però ripeto, sono soddisfatto perché mentre per quanto riguarda la partita della Vigor è stata una partita in cui noi abbiamo tenuto e siamo ripartiti, oggi la partita l'abbiamo fatta praticamente sempre noi, soprattutto nel secondo tempo. Non siamo riusciti nei 20 metri, forse siamo stati imprecisi, non lucidi, però diciamo sono soddisfatto della prestazione perché ci sono i requisiti giusti per fare un buon campionato. Altro gol di De Marco, però soprattutto penso un'altra bella prestazione del suo numero 7 che oggi penso si sia preso veramente sulle spalle la squadra. Forse un pizzico di egoismo di troppo nella ripresa negli ultimi 10 minuti con due occasioni che forse potevano essere concretizzate un po' meglio, però penso che lui forse sia uno dei simboli di questa accademia di queste prime 2 giornate almeno. Sì, calcola che lui l'anno scorso praticamente da dicembre che non gioca per problemi di studio, stanno rientrato con il piglio giusto e la determinazione giusta. Secondo me invece doveva essere più determinante nel primo tempo quando ha avuto praticamente due palle colle incredibili davanti al portiere che poteva concretizzare. Alla lunga chiaramente lui ha fatto una buona prestazione, ma a livello fisico ha speso molto e quindi la lucidità per quanto riguarda gli ultimi minuti gliela concediamo, la poca lucidità. Ecco, l'ultimissima, poi la lascio andare, forse se bisogna andare proprio a trovare il pelo nell'uovo, un altro gol peso su palla inattiva dopo quello della scorsa settimana, forse lì bisogna un pochino crescere dal punto di vista, credo, della concentrazione sulle marcature. Sì, però mentre con la Vigor diciamo, è stata secondo me una disattenzione, una palla schizzata, oggi è stata una palla sporca, nel senso che noi l'abbiamo colpita, l'abbiamo messa fuori, bravo il loro attaccante da fuori a trovare l'angolino giusto, però diciamo, non parlerei diciamo, di disattenzione ma di casualità, purtroppo nelle palle inattive i pericoli sono costanti, oggi ne abbiamo pagato pegno, però i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, ne sono consapevole e ne sono anche contento.